Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Pensioni e Aggiornamenti. Il tema pensioni resta sempre molto discusso dall'esecutivo, tant'è che se ne parla ormai da settimane. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Nelle ultime ore sembra concretizzarsi sempre di più l'opzione di quota 98 che dovrebbe partire dal 2022, una possibilità che sta prendendo piede a causa dell'accantonamento definitivo di quota 100 che non verrà sicuramente riconfermata. Quota 98 non sarebbe riservata a tutti i pensionati, ma i lavoratori interessati sarebbero soprattutto quelli che svolgono lavori gravosi. L'assegno previdenziale mensile di questi neopensionati non dovrebbe subire penalizzazioni, o quantomeno subirà una decurtazione in misura ridotta. I lavoratori interessati potrebbero andare in pensione con 62 anni di età e 36 di contributi, una sorta di quota 100 ma con uno sconto di 2 anni di contribuzione. Chi sono dunque i lavoratori che potrebbero beneficiare di quota 98? Sicuramente riguarderebbero tale categoria gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, inoltre gli insegnanti della scuola dell'infanzia o asilo nido, gli operai siderurgici di prima e seconda fusione e infine i lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature. Per tutti gli altri lavoratori potrebbe prospettarsi invece quota 102, con un'uscita dal lavoro a 64 anni, con almeno 37-38 anni contributivi. Questa modalità, come è spiegato anche da affariitaliani.it, rispetto ai 67 anni di vecchiaia previsti dalla legge Fornero, prevede una decurtazione nell'assegno previdenziali, probabilmente del 2,8-3% per ogni anno di anticipo. Oltre a queste due ipotesi appena elencate, resta comunque plausibile anche quota 41, che però per le casse dello Stato risulterebbe troppo onerosa. Ciò che è sicuramente certo e ormai ovvio è che l'esecutivo è al lavoro per superare quota 100 già a partire dal 2022. Questa modalità di pensione anticipata è stata introdotta dal governo giallo-verde, in particolare dalla Lega e Matteo Salvini. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti!